Buonasera, buonasera cari amici di Edicola Loco. Dove siamo? Non diamo indizi ancora, non diamo indizi perché abbiamo una puntata abbastanza diciamo, particolare. Diciamo ginnica. Sì, una puntata dedicata diciamo al benessere. Tutte le cose che mi piacciono a me, sì, le cose sì, che ginniche, le cose atletiche, le cose che faccio io tutti i giorni. È vero? Ecco perché. Ma non va bene? Ok. Tu ti stai preparando per la giornata? Sì, sì, esatto. Quindi siamo tate, sì, ricordiamo, 16 febbraio, ora. Ore partenza alle 9 per i camminatori, 9:30 per atleti. Da Martina Franca. Si viene a Locorotondo e poi. No. E si ritorna a Martina. Okay. Ma forse il lunedì saranno gli amici della Fiat Venuto, mi hanno chiesto, sì, vai, ci vediamo, che allora presentiamo. Vabbè, non anticipiamo niente, vediamo. Io direi di fare la nostra cara sigla. Allora, va bene. 1, 2, 3, Edicola Loco, Edicola Loco, Edicola Loco, ci mettiamo in gioco. Allora, cara Silvana. Ma Francesco, è arrivata la notizia bomba che tutti stavano aspettando. Sì, io non me l'aspettavo ieri, era il mio compleanno. Che è successo? Mi ha fatto gli auguri il caro sindaco. Ah, lo vedi. Lui pensava che io fossi arrabbiato con lui. Ma no. Che abbiamo avuto un po' di... Ma no. Ma io gli ho detto, non ho mai avuto il cuore arrabbiato, anzi, sono stati graditissimi questi auguri. Ha detto, non ti preoccupare. In dialetto. Ugo Tnandatman. Me ne dà la pietra, purtroppo vedere, io hai capito che la devo nandudic. Ma vabbè, insomma, bravo. Comunque, sembra che oramai sia ufficiale. Ma lo perderemo il nostro sito, ce ne andiamo a prendere. Non lo so. Non ti avremo. Ti sfotteremo. Ti dobbiamo ascoltare, Tommy, non te ne andare. Non te ne andare. Aspettiamo le dimissioni. Cioè, poi ci saranno le dimissioni e poi le elezioni. Non lo so, le verità è tutte indicate. Ma te ne date a sé, però insomma. Diamo la prima notizia, cara Silvana, vediamo. Allora, Locorotondo avvia il progetto Piantare alberi in lande nude. Mercoledì 29 gennaio, un'area adiacente all'ISS Basilica sì. Caramia è stata protagonista del progetto Piantare alberi in lande nude. Progetto accolto dall'amministrazione comunale, assessorato all'ambiente e verde pubblico, Vito Speciale. L'idea è nata dalla sensibilità di cittadini attenti, quali, attenzione, e quindi li ringraziamo anche, Alfredo Neglia, Raffaella Piccoli, Maria Nardelli, Girolamo Grassi, l'Associazione Culturale del Tre Ruote Ebro, in collaborazione con le sentinelle di ERA, Nucleo Ambiente, Valle d'Itria, i quali hanno aggiunto 47 piante al sito extraurbano. Insomma, una nuova cultura ambientale volta a favorire il verde urbano e che ha come fondamento gli alberi, come elementi insostituibili per l'ecosistema, che rivestono un ruolo fondamentale nell'influenza sul microclima, riuscendo a migliorare la qualità della vita. Riteniamo che piante e alberi è un forte e concreto gesto gestionale amministrativo di fronte all'incuria e alla mancanza di uno sguardo lungo verso il futuro, hanno dichiarato i fautori del progetto, aiutati e supportati dai bambini e genitori delle prime classi della scuola primaria di Locorotondo, ognuno dei quali si farà carico della cura. Vedi che bella iniziativa, quindi vedi. Insomma, facciamo i complimenti. Anche perché tu quando corri hai bisogno di ossigeno. Di ossigeno, bravissimo. Se non ci sono gli alberi tu non puoi respirare, esatto. Poi su tutta questa cosa che mi costruisce, mi abbascio, quindi ci vuole una bella iniziativa. Poi abbiamo e ci ricolleghiamo alla puntata clou, c'è una bella notizia dell'Alter Atletica. Anna Musci, lancia del peso, si qualifica per gli europei. Domenica 2 febbraio presso il campo scuola Duni di Matera si è svolta la prima prova del campionato invernale di lanci 2020. Protagonista assoluta è stata la nuova entrata dell'Alter Atletica Locorotondo Anna Musci, classe 2004, alla sua seconda uscita stagionale. Con la misura di 15.03 nella gara di getto del peso a lieve, la Musci realizza il suo nuovo primato personale e si qualifica per gli europei under 18 che si svolgeranno proprio in Italia a Rieti il prossimo luglio. Facciamo un grosso in bocca al lupo per questa giovane lieve, per l'Alter Atletica che sfonda. Campioni su campioni.
inizio campione. Bene. E con questa notizia noi siamo qui dove? Alla Tecnopoli. Tecnopoli, siamo qui per parlare di preparazione sportiva, perché insomma nei ragazzi che ti metti a fare sport, insomma, c'è una preparazione, soprattutto quando si parla di sport a livello agonistico. E c'è invitati un nostro grandissimo amico di Edicola Loco, che è Giuseppe. Con noi la terza presenza Edicola Loco. E che forse diventerà anche qualcosa in più. Non anticipiamo niente. Bene, allora lo raggiungiamo, lui ormai è qui, è seduto nella sua postazione. Vieni Franci, ciao, buonasera. Ciao Giuseppe. Allora Giuseppe, insomma, parliamo di preparazione sportiva, osteopatia. Ok, è un progetto che nasce qualche anno fa sulla preparazione atletica e il trattamento osteopatico, come migliorare la performance sportiva. E insieme ad altri colleghi abbiamo messo assieme al puntino una serie di tecniche che vanno a stimolare alcune vertebre pivot. Cioè, le vertebre pivot sono quelle dove ci sono i cambi di vettore e gli scarichi di forza, quindi per forza e gravità, e le vertebre subiscono delle influenze un po' particolari. Allora, stimolando queste vertebre abbiamo notato che c'è un aumento e un miglioramento alla performance sportiva. Quindi come un interruttore, no? Schiacciamo l'interruttore e magari riesce a fare quei 10 metri più veloci, o un pochettino, una stimolazione un po' diversa, una stimolazione ortosimpatica, e quindi una stimolazione neurovegetativa. Ed è molto 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 interessante vedere sugli atleti. Ad esempio, qua abbiamo un atleta che fa bodybuilding e ha iniziato, quando è iniziato Antonio? Un anno e mezzo fa. E gli vorrei farvi vedere un attimino come funziona, ad esempio, sul push up, che è la flessione a terra. Quindi riassumendo, no, Franci, lui praticamente vai a toccare questi nervi e possiamo avere sono vertebre. E praticamente stimolano, sì, diciamo, a migliorare un pochettino di più la statica, a migliorare un pochettino di più quello che è il la biomeccanica dell'esercizio. Ma può essere fatta anche per persone normali? Assolutamente, normali, sulle persone normali si vede ancora di più. Ah, quindi, allora! Okay. Ma tu Giuseppe, scusami, mi interessa questa cosa qua, perché vorrei capire una cosa, no? Ma tu vai a vedere come si allena per capire se anche se i suoi movimenti sull'attrezzo sono consoni, ovviamente, diciamo, a questo, ovviamente. Perché molte si volte fa uno studio molto attento dell'atleta, si va a vedere se ha delle patologie che possono essere delle disfunzioni posturali, perché la muscolatura alcune volte va a coprire i difetti di meccanica. Si fa uno studio sul, ad esempio, se c'è il runner, si fa uno studio sul si fa uno studio sul tappeto, si fa una ripresa di come appoggia il piede nella corsa, non nel picco massimo di velocità. Si fa una stimolazione ortosimpatica e si riprova di nuovo. E ovviamente, cambiando un pochettino questi assetti, cambia anche l'appoggio del piede e quindi cambia anche la spinta del piede. Certo. E quindi è uno studio che scientificamente non è provato, però è provato al fatto che migliori un pochettino la tua performance. Ecco, perché tu prima la fai normale e poi, dopo il trattamento. Quindi, poi hai la dimostrazione pratica, sì, di quello, sì, che fai. Mm-hmm. E allora, Giuseppe, okay, abbiamo un atleta. Abbiamo qui un atleta, Antonio. La pietra. La differenza si vede. Ma perché tu hai il giubbotto, sei coperto? Sì, sì, no, ma noi non posso far vedere tutta la mia fisicità, è vero? Sì, sì, assolutamente no. Ok, prego Antonio. Allora noi, aspetta, noi ci togliamo, Giuseppe. Togliti pure le scarpe. Prima di tutto mi fai i push up a terra e guardiamo un pochino. Quindi lui farà delle flessioni. Flessioni semplicissime. Ok, parti, vai. Guardate. Ovviamente è un super atleta, quindi va a spingere in maniera corretta, guarda avanti bene, ok? Il Javis è molto Vediamo, io neanche una ne riesco a fare. Il conto che è anche molto giovane. È che hanno l'età che ci frega. È l'esperienza, non è? È l'esperienza. Circa una ventina. Quindi adesso andiamo a trattare i pazienti con la testa in basso. Ecco, dove vai a trattare? Testa in basso, qua c'è su. Ok.
Dove vai a trattare? Ok, allora, prima di tutto si fa un test per andare a valutare gli internet rotatori. Ok, pure un test di pressione sul bacino, destra e sinistra, un test fasciale di spostamento della gabbia toracica, un test di spinta sulle vertebre cervicali, ok? Questo si chiama un test di egemonia, ok? Di qua inizio. Aia. Vado in posizione. Vado in posizione. Ok? Vado a stimolare la cerniera cervico-dorsale. Ok? Morbido, messa. Ok? Vado a liberare la caviglia. Libero il ginocchio. Ok? Quindi vai su tutto il corpo. Sì. Su quelle grandi articolazioni. Ok? In questa posizione. Mettiti su questo fianco. Ok? Vado a ricercare la vertebra centrale L3, porto in rotazione, apro, agganciati qua, lo porto, rilassa, mollo, salgo sopra, ok, là, la libero in tutte le direzioni, sia a destra che a sinistra, li porto io, tranquillo. Praticamente lo stai smontando. Sì. Utilizzo un guanto perché farò una piccola stimolazione su un ganglio in bocca. Anche in bocca. Anche assolutamente. Se vieni un po' più qua, poco, riesco a farla vedere bene. Oppure qui Laura. Mi metto in ascolto. Ok, rilassa. Apri piano. Ok, vado su un ganglio che si chiama sfenopalatino, ok? Che va a lavorare sul sistema neurovegetativo. Ok, rilassa, morbido, respiro lungo, fa un movimento di flessione e di estensione e si dà solamente una stimolazione proprio a livello neurologico, ok? Ok, perfetto. Di qua. L'ultima stimolazione la diamo sul diaframma, apri la bocca, prendi l'aria, butta fuori l'aria, fuori, aria calda, aria calda, prendi aria con la bocca aperta, butta fuori, sgonfia, prendi fortissimo, e questa è la liberazione del diaframma. Questo permette poi la discesa e la risalita in maniera più armonica nella fase di spinta. A terra. Dopo che l'hai smontato per bene, okay. Tutto a posto, Antonio. Adesso sento a posto. Tutto bene. Adesso ricontiamo. Ne ha fatte 20 prima. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
Le ha fatte, Madonna, scusa, ti abbiamo fatto tutto il corso, Antonio, ma senti dei miglioramenti, cioè quando... Sì, sento proprio dei miglioramenti rispetto a prima, perché ne ho fatti tanti e comunque mi sentivo già sotto sforzo. Invece adesso... Adesso sono riuscito ad aggiungerne 12. Beh, si può vedere anche la pascolarizzazione che è cambiata. Sì. Questa si chiama pascolarizzazione, cioè nel senso che lui ha pompato sangue in tutto il corpo e, ed è migliorato l'apporto proprio dell'ossigeno, perché abbiamo liberato il diaframma in tutto il corpo. E questo è un pochettino quello che si fa con, ad esempio, lui fa bodybuilding, certo. E poi per il runner si fa tutto un altro tipo di protocollo proprio di osteopatico. Questo serve proprio a migliorare l'afflusso sanguigneo sulla parte del pettorale. E la cosa anche in bocca, cioè anche, sì, anche è una stimolazione neurovegetativa. E quindi va proprio a stimolare, perché sotto al palato c'è un ganglio neurologico, va proprio stimolato e si stimola seguendo una respirazione cranica. Quindi la flessione e l'estensione. Quindi insomma, tramite tutte poi queste varie manovre, ci sono anche parti con noi, l'abbiamo visto di più su stesso modo, perché... No, però si arriva sempre a fine barriera, senza esagerare, bisogna sapersi un pochettino fermare un po' prima. Sì, poi il classico, non so, Franci, dice tu sei mai stato da una osteopata, poi... Ma infatti, ultimamente si leggeva, abbiamo visto anche in televisione, parecchi problemi, no? Beh, allora lì però, diciamo, non entriamo nel merito, no, perché però, cioè, diciamo, è diventata una farsa, cioè affidatevi sempre a gente che sia professionale. Io lui l'avevo già trattato e quindi avevo già fatto tutti i test vascolari e neurologici, certo. Quindi andiamo sul... Però lui è un atleta, quindi diciamo che partiamo già da una buona base. Quando si ha a che fare con il principiante, con una persona che è magari in sovrappeso, una serie di patologie, ovviamente non si fa questo tipo di protocollo, ma si va prima a valutare con dei test neurologici, ortopedici e vascolari, perché sennò, cioè, è normale che ci possa essere il coefficiente di pericolosità. Abbiamo un paio di messaggi. Giovanni Oliva dice: ma che è? Non è atleta da un po', esce intero dalla seduta? Anna Sanarica ribatte: più che intero, si accorge di avere parti del corpo che aveva dimenticato. Infatti, lui... No, ok, ok, dopo il trattamento magari riesci a capire che avevi delle parti del corpo. Sì, assolutamente sì, perché si prende più consapevolezza poi della percezione corporea, perché i blocchi poi vanno un po' a creare dei compensi che poi vanno a farti utilizzare gli arti in maniera differente, un po' l'appoggio del piede cambia, un pochettino anche la visuale, cioè nel senso che liberando tutte le strutture si va a fare un bel lavoro riequilibrio, un reset di quello che è il tuo corpo. Lui adesso potrebbe essere pronto per fare una gara di panca piana, ecco, una spinta di panca piana. In effetti poi molte volte quando uno va in palestra si fa male, no? A me è capitato molto, dice la colpa è della palestra. No, la colpa è della palestra. La colpa è di varie persone, cioè l'istruttore che non ti ha seguito, poi magari non ti ha fatto una serie di test prima di darti una scheda e non ti ha fatto un colloquio prima di iniziare. Cioè, bisogna sempre chiedere: tu cosa vuoi da me, che vieni a chiedermi che obiettivi hai? Sei quello di star bene, quello di fare una gara, certo. Sei quello di recuperare da un infortunio, cioè sono tante le sfumature che si possono... Ma poi molte volte bisogna fare il proprio risveglio muscolare prima che tu cominci a fare... Assolutamente. Molte volte gli infortuni nascono da un riscaldamento fatto male. Assolutamente, perché il riscaldamento è fa parte dell'allenamento, ma come il cool down, cioè la parte fondamentale, finale. È fondamentale. Cioè, riscaldare il motore, cioè non è che prendi la macchina e ti metti a... devi riscaldare un attimo il motore. Ed è sempre come tutte le cose, no? Si va con un po' di... Ma molte volte gli infortuni nascono proprio da assolutamente. Un riscaldamento. Il 100% degli infortuni è sempre da una cattiva gestione del corpo. Quindi diamo un messaggio anche, no? Chiunque volesse o avesse dei problemi, dove ti possono trovare? Allora, mi potete trovare qua a Locrotondi, qua in questa palestra, che mi ha accolto ormai da 5 anni che collaboriamo assieme. E se mi occupo della parte osteopatica alla preparazione atletica per qualsiasi tipo di sport, ecco, perché avendo un background di tanta esperienza fatta nelle palestre, fuori dalle palestre, perché essendo un runner, un triatleta, mi piacciono le arti marziali, cioè nel senso che abbiamo fatto tante cose e ho fatto tante cose nell'arco della mia vita, ecco, e quindi le metto a disposizione. Quindi venite qui, perché Giuseppe Capapeggi, il boss mondo, ma c'è Capapeggi, e poi
le rincogliamo. No, però c'è da dire una cosa importante. E spendo solamente un attimino per, certo, perché ci sarà un l'11 di febbraio c'è un open day qua in palestra dove io avevo giurato a me stesso che non sarei più salito su una bicicletta da spinning, però ho lavorato come master trainer spinning race e però questa volta risalgo sulla bicicletta per una questione proprio di beneficenza e stiamo raccogliendo dei soldi per il mio carissimo amico Leo. Nel senso che non mi piace parlare di politica, non ne parlerò mai, sono abbastanza politico, però lo Stato ha messo in condizione una persona di non poter vivere più in maniera decorosa. E allora io mi sento in dovere di mettere a disposizione quello che so per dare una mano a questo ragazzo. L'11 di febbraio farò una pedalata di beneficenza con musica dal vivo e chiunque avesse voglia di pedalare può venire. E sarà poi un appuntamento programmato nell'arco dell'anno, ecco. Una volta alla settimana dedicherò un'ora al mio amico Leo, e dove lui verrà a pedalare anche lui, perché nel frattempo abbiamo recuperato anche la gambetta di Leo, e quindi verrà a pedalare, anche se per poco, però pedalerà. Ricordiamo che Leo è Leo Colucci che ha avuto un gravissimo incidente in bicicletta, ha avuto un'emorragia cerebrale e quindi è impossibilitato a poter fare un lavoro normale. E lo Stato non ci ha dato una mano, non ci sta dando una mano, e quindi dobbiamo darci una mano tra di noi, visto che siamo tutti fratelli e tutti amici. E quindi mi adopererò per... Quindi l'11 febbraio ci sarà l'open day, sì, quindi ci sarà questa pedalata, e poi insomma verrà deciso un giorno in settimana, sì, per pedalare tutto e ricavato online beneficenza per aiutare, sì, il nostro carissimo amico Leo Cucci. Allora Giuseppe... Allora, ora possiamo andare, però io stavo facendo anch'io la diretta con il mio cellulare. Andiamo giù. E facciamo un altro test. Allora, faremo un altro test con un altro. Con Antonio? No, con un altro. È già grossa abbastanza. C'è un altro ragazzo che farà un test sulle trazioni alla sbarra. Lo faremo direttamente giù in palestra, anche se si sentirà un po' poco perché c'è un po' di casino. Però è bello vedere anche come si può lavorare con un attrezzo, una sbarra attaccata al multipower. Va bene? Ok, perfetto. Okay. Allora, noi seguiamo. Sì, allora prendo tutto. Certo. Ok. Ci riprendiamo così. Sì. Perfetto. Okay. Chiediamo ad Antonio se lo porta lui questo qua. Antonio, sì, dai. Aspetta, che aspetti di scarpa, Antonio, perché sennò andiamo giù. Ma ci vuoi fare un trattamento automatico? Chiamine. Ok, Anto, chiudi e chiaro. Ok. Noi scendiamo piano piano, Laura. Mi metto davanti, vedo che se tu cadi su di me. Cadi morbida. Ecco. Vai. È chiuso tutto. Vai, attenzione, non ti stai zitto. Come? Sì, ma io faccio una sala pesi. Sì. Ma per vedere se va bene. Ok. Siamo pronti, Siamo pronti, stiamo arrivando. Ho perso praticamente chi a guardare. A solo guardare? Sì, ma certo. Sì, ma lui ha la capacità di fare. Ciao. Ci siamo. Pronto? Guardare, ma tanto anche se ti allenti spesso, ti mettiamo a posto, non ti preoccupare, non c'è problema. Andiamo, prego. Grazie.
ma sei sicuro che non lo trovate? Sì. No. Ok, allora. Ci mettiamo qua a fare tazzere lo spago. Ok? Vieni Silvana. Ok. Dicevo, giusto gli amici a casa, che quando prende la testa mi viene a cervicale, sono a pensare, vero? Questa è smonda, bella bella. Ne ha fatte 13 prima del trattamento, quindi lui ci dice, Giuseppe, che praticamente dopo il trattamento riuscirà a farne di più. No, io mi sto spaventando perché non sta smontando. Madonna. Quando si viene qui? Lo dovremmo chiedere anche al nostro caro figlio, se vuole venire, che magari un mezzo già drizza l'ossere. Ecco, vediamo proprio con tutto il peso. Ah, e adesso vedremo il risultato. Attenzione. Cosa gli facciamo fare, Luca? Un test sui bicipiti, dai. Un test sui bicipiti. Dai. Proviamo, via.
Facciamo un test. Ma è che sta prendendo dei chili? Ma è che sta prendendo 2 chili? Carne. Dai Franci, sarà un'esperienza un po', prendi ti piace, prendi ti piace. Ah. Hai capito? Fai una leggerissimo, Franci, poi a quello della telecamera però. Partono e mi piace, Francè, che è una belle. Wow! Vero? Vai.
4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 10, 10, 10, Basileo Semeraro dice uguale a Roby. Uguale a Roby. Ah sì, non credo. Ma che ah. Si è sentito meglio? Devo dire che si faccia meglio il collo. Meglio. Vedi che ti sto mentando? No, ma perché io ho tutto il settino da tutti i muscoli. Contratti. Contratti, che è domani. Sì, sì, dall'operazione. Quindi insomma Francesco hai testato su di te, quindi del passaggio di Giuseppe, quindi ringraziamo Giuseppe, ringraziamo anche Luca per l'ospitalità della palestra. Grazie a voi. E insomma ci vediamo al prossimo appuntamento, magari Giuseppe vediamo, insomma continuiamo questa rubrica. Anzi, abbiamo un messaggio ai nostri amici, no? Se volete. Se volete qualche consiglio, no? Potete darci anche degli spunti, che noi magari chiamiamo Giuseppe, facciamo una puntata, insomma, seguendo i vostri consigli, le vostre domande. Quindi, tutto a posto, inauguriamo Cosimina, non ti preoccupare, Cosimina è in piedi ancora, ecco, anzi da domani dovete dare anche un ma po' ma io non potrei venire in palestra. Perché? Perché sono molto suscettibile. Come facci tu per farti con tante belle donne? Cioè di che farai oggi? È vero? Abituata a lavorare. Lo so. Insomma, noi ti salutiamo. Sì, questo metti scarpe. Bene, ci vediamo lunedì o non lo so. Quando lunedì? Ciao a tutti. Ciao.